Abbiamo sperato si trattasse di una bufala, come spesso era già accaduto. Invece questa volta l'annuncio della morte di Leone Di Lerni è tristemente vero. Da tempo era ricoverato in serie condizioni, come avevano riferito i suoi amici del programma radiofonico Lo Zoo di 105, con il quale collaborava da circa 10 anni. Poi stamattina la notizia della sua scomparsa. Nato a Trani 79 anni fa, si era fatto conoscere per quello che è stato definito il trash demenziale italiano. Cover di canzoni famose modificate nel testo in senso ironico e spesso tradotte in dialetto tranese. Aveva iniziato la sua carriera in una categoria di cantanti molto diffusa all'epoca, quella degli urlatori, con lo pseudonimo di Cucciolo Di Lernia. Il suo primo 45 giri risale al 1968, ma è nel 75 che la sua notorietà esce dai confini tranesi con Gaccio Vuavè, cover in chiave comica di un grande successo internazionale di Jotex. Di Lernia si trasferì poi a Milano, dove ha vissuto sino alla sua scomparsa, mantenendo però un fortissimo legame con la sua terra e la sua città. Quando anni fa fu invitato dal comune per uno spettacolo in piazza, era molto commosso. Si lamentava infatti di una sorta di presa di distanza di molti suoi concittadini, che per le frequenti volgarità contenute nei suoi testi e il suo repertorio trash un po' lo avevano disconosciuto. In realtà Leone Di Lernia, uomo di popolo, era soprattutto il popolo ad essergli affezionato, anche perché, come potrà confermare chiunque lo abbia conosciuto, non ha mai perso la sua umanità e la sua disponibilità nei confronti di tutti. Negli anni milanesi Di Lernia ha lavorato per numerose TV locali, ha partecipato all'Isola dei Famosi e soprattutto a programmi radiofonici di successo anche in emittenti nazionali come Radio Monte Carlo e Rete 105. Innumerevoli inoltre le sue comparsate e i suoi cadeau ad ogni genere di trasmissione. Qualunque fosse il giudizio sulla sua attività artistica, possiamo dire che Leone Di Lernia ha goduto di unanime affetto e simpatia. Una vita intensa la sua, durante la quale si è tolto la soddisfazione di candidarsi addirittura sindaco di Milano. Come dicevano i latini, nomen omen, e possiamo dire che quella di Leone Di Lernia è stata veramente una vita ruggente.